vivere a Londra in zona 2 è l'idea di partenza che hanno tutti i ragazzi che sono in cerca di una stanza in affitto. Specialmente poi chi non ha esperienza di vita nella capitale britannica e quindi a Londra considera la zona 2 una zona tendenzialmente migliore rispetto alla zona 3 e alla zona 4. Uno dei motivi principali per i quali la zona 2 viene considerata da chi non è esperto della città di Londra una zona migliore è sicuramente la vicinanza, almeno per quanto la si può intendere guardando una semplice mappa, al centro della city. Quello che però tutti tralasciano nella valutazione della zona migliore di Londra dove eventualmente trasferirsi è il fatto che le zone, pur essendo concentriche, hanno dei confini piuttosto frastagliati. Cosa significa questo? Significa che se stai cercando una stanza in affitto in zona 2, non necessariamente ti troverai più vicino al centro rispetto a chi avrà scelto invece una sistemazione a Londra in zona 3. Lo so che al momento ti può sembrare un'affermazione piuttosto ambigua, ma in questo video spiegheremo più nel dettaglio il perché la zona 2 è tendenzialmente una zona meno conveniente sia economicamente parlando che logisticamente parlando. Ma prima di tutto, sigla! Cerca su Google e concentrata sulle seguenti parole chiave: casa in affitto a Londra, affitti economici a Londra in zona 2 oppure Londra zona 2, sicuramente sei fuori strada. Prima di tutto devi considerare il fatto che se stai venendo a Londra in cerca di un lavoro non potrai sicuramente permetterti una casa in affitto in zona 2 e magari neanche una stanza, in quanto i prezzi sono piuttosto alti. Ricordati che non stiamo parlando dell'Italia ma dell'Inghilterra e non stiamo parlando sicuramente di Napoli, Milano, Roma, ma stiamo parlando di Londra, che è una delle città più costose al mondo. A tal proposito ti consiglio di leggere anche l'articolo che si chiama "Quanto costa vivere a Londra? Tutti i pro e tutti i contro". Il link lo trovi in descrizione. Se credi quindi di poter trovare delle case in affitto solo ed esclusivamente per te e quindi non in condivisione con altre persone, seguendo quindi il classico stile italiano, devo necessariamente farti aprire gli occhi. Se cerchi delle case in affitto a Londra, la tua ricerca non andrà a buon fine e perderai solo un sacco di tempo, oltre che soldi ovviamente. Ovviamente i motivi sono molteplici e possono essere riassunti nei seguenti punti. Non hai un lavoro a Londra con una busta paga. Non guadagni abbastanza soldi per poter garantire il pagamento dell'affitto mensile più il deposito e la cauzione. Non hai le garanzie che ti possono rendere appetibile per un ipotetico proprietario di casa, insomma, non lo puoi fare. Come puoi immaginare, infatti, il proprietario di un immobile cercherà sempre di tutelarsi affittando la propria casa ad una persona che abbia già lavoro sicuro, che abbia una busta paga che gli permetta di far fronte non solo ovviamente alle spese dell'affitto, ma anche a tutte le spese conseguenti alle bollette e che quindi ovviamente non sia in alcun modo tendente all'insolvenza. I proprietari che mettono le proprie case in affitto sanno benissimo che qualora l'inquilino non avesse abbastanza fondi per poter pagare, le pratiche per lo sfratto coatto sono piuttosto dispendiose e soprattutto richiedono diverso tempo. Appurato quindi il fatto che è inutile sin dal principio cercare delle case in affitto, ti consiglio di concentrare la tua ricerca su una stanza in affitto in una casa condivisa con altre persone come te. Sicuramente affittare una stanza in affitto ti consentirà di risparmiare molti più soldi e ti darà anche la possibilità di conoscere persone provenienti da diverse parti del mondo, arricchendo così il tuo bagaglio culturale e guadagnando una prospettiva sicuramente diversa rispetto a chi invece non ha mai avuto nemmeno l'occasione di conoscere persone di altra nazionalità. Ricordati che la condivisione è sinonimo di ricchezza. Certo, con questo non voglio assolutamente dire che la convivenza sia una cosa facile, ma anche sotto questo aspetto ci si arricchisce. Ma quanto costa una stanza in affitto in zona 2? Ovviamente il prezzo di una stanza in affitto in zona 2 può variare in base a tutta una serie di fattori, come per esempio la grandezza della casa, se stiamo parlando di una casa vittoriana o di un appartamento, di quante stanze ha la casa, quanti bagni ci sono, se hai il giardino, se le bollette sono incluse nel prezzo e così via. Diciamo che il prezzo medio di una stanza in affitto in zona 2 a Londra può essere di 150 sterline se stiamo parlando di una stanza singola, oppure di 100 sterline a persona se stiamo parlando di una camera doppia. Non meravigliarti se il prezzo ti risulta piuttosto alto rispetto ai canoni italiani, perché ti assicuro al 100% che questi prezzi che ti ha appena detto Giuliana sono molto più bassi rispetto alla media di mercato londinese. Living London Way, infatti, da molto
molti anni riesce ad offrire a tutti i ragazzi che sono impegnati nella ricerca di un alloggio a Londra stanze più economiche rispetto alle aziende competitors, mantenendo allo stesso tempo degli standard nettamente superiori rispetto alla media di mercato. Quindi se stai cercando anche tu una stanza in affitto a Londra e stai pianificando la tua partenza, non ti resta che consultare le pagine del nostro sito in modo tale che tu possa trovare più facilmente la stanza che più fa il caso tuo. Ti consiglio anche di leggere l'esperienza di Ilaria, che grazie al nostro aiuto è riuscita a trovare lavoro in un solo giorno. Uno solo. Magari anche tu sei interessato al nostro pacchetto Gold e ovviamente trovi il link in descrizione. Stai venendo a Londra in cerca di un lavoro e non hai molta disponibilità economica, a mio avviso sarebbe molto più intelligente prendere una stanza in una zona lievemente più limitrofa, come per esempio in zona 3, per poter risparmiare chiaramente sul canone di affitto. Se ti fai un conto, la differenza che andresti a spendere per i trasporti dalla zona 3 alla zona 1 è sicuramente più vantaggiosa rispetto che pagare un affitto notevolmente più alto per un alloggio fatiscente in una zona tra l'altro non ben collegata al centro. Sì, hai capito bene, non tutti i quartieri che si trovano in zona 2 sono ben connessi al centro. E quindi, paradossalmente, qualora decidessi di prendere una stanza in affitto a Londra in zona 2, potresti raggiungere il centro in maniera sicuramente più difficoltosa ed impiegando talvolta anche il doppio del tempo rispetto invece a chi ha scelto di prendere una stanza in zona 3. Attenzione! Non stiamo parlando positivamente della zona 3 a scapito della zona 2 perché non abbiamo stanze in quella zona, anzi, Little Norway infatti ha molte case in zona 1, 2, 3 e 4. Quindi non abbiamo alcun motivo per parlare positivamente della zona 3 a scapito della zona 2. Il nostro intento è semplicemente quello di fare più chiarezza a chi non ha ancora avuto un'esperienza a Londra. E ovviamente sarebbe un vero peccato se spendeste inutilmente tanti soldi per poi rimanere davvero tanto deluso. Se sei quindi alla ricerca di affitti economici, mi sembra più che evidente che tu debba concentrare le tue ricerche dalla zona 3 in poi. Ottimi quartieri sono senza ombra di dubbio Walthamstow, dove per esempio noi abbiamo casa, Leyton e Stratford. In questi quartieri sicuramente riuscirai a trovare degli affitti economici. Vada bene, stiamo parlando di affitti economici, sempre però considerando gli standard londinesi. Se a parità di prezzo riesco a trovare una stanza in zona 2, quale mi conviene scegliere? Sinceramente, fossi in te, io sceglierei sempre la stanza in zona 3. Questo perché, e ne sono assolutamente sicura, se ci fai caso sarà sempre più conveniente sotto altri aspetti, come per esempio la grandezza della casa, la grandezza della stanza o perché magari ci sono più bagni in casa. Come bella. Se ci rifletti, e non ti suona un poco strano che una stanza in zona 2 costi uguale ad una stanza che si trova in zona 3? Sicuramente ci deve essere qualche differenza. Per forza. Quindi, se io trovassi una stanza in zona 3 ed una stanza in zona 2 allo stesso prezzo, tendenzialmente orienterei la mia scelta sulla stanza che si trova in zona 3. Chiamami pure diffidente, non importa, ma preferisco andare sul sicuro. Se invece le case sono più o meno simili e le stanze offerte sono più o meno della stessa grandezza, a questo punto io mi domanderei in quale quartiere della zona 2 si trova la stanza. Non credere che perché stiamo parlando di Londra tu non possa trovare dei quartieri pericolosi. Magari il prezzo è molto conveniente perché effettivamente la casa si trova in un quartiere popolare o magari con un alto tasso di criminalità. Secondo me devi abbandonare l'idea italiana dei trasporti perché il problema è tutto qui. Magari pensi che trasferendoti in zona 3 per giungere in zona 1 ci vorrà un'eternità. Magari poi controlli su Google Maps la distanza e dici: wow, questo quartiere dista dalla zona 1 ben 25 km. E ti immagini quanto tempo ci voleva in Italia per fare questi 25 km con il trasporto pubblico, magari col treno che arrivava anche in ritardo. Ecco, abbandona totalmente questa idea, anche perché a Londra il trasporto pubblico è eccellente. Passano treni ogni minuto, bus ogni secondo e non avrai alcun tipo di problema nel raggiungere il centro della città a qualsiasi ora, sia del giorno che della notte. Ti consiglio comunque di approfondire la tua conoscenza sui vari quartieri di Londra consultando nel dettaglio il nostro blog, perché troverai tantissime informazioni utili che ti apriranno la mente e sicuramente eviterai di buttare tanti soldi e tempo inutilmente. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche se non l'hai ancora fatto e facci sempre sapere cosa ne pensi. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!